Qualcuno doveva aver calunniato Joseph K, perché, senza che avesse fatto nulla di male, una mattina... Chi è lei? Lei ha suonato. Anna deve venirmi a portare la colazione. Vuole che Anna gli porti la colazione. È impossibile. Questa è una novità. Voglio vedere chi c'è nel corridoio e che scuse troverà la signora Grubach. Non è meglio che lei resti qui. Io non voglio né rimanere qui né parlare con lei finché non si sarà presentato. Lo dicevo per lei. Avrebbe dovuto restare nella sua camera. Franz non gliel'ha detto? Voglio parlare con la signora Grubach. No. Lei non può uscire. Lei è in arresto. Ma guarda. In arresto. E perché poi? Noi siamo stati mandati qua per informarla. Ora vada nella sua camera e aspetti. La procedura è iniziata e a suo tempo saprà tutto. E io varco i limiti della mia mansione se parlo con lei con questa benevolenza. Spero però che nessuno all'infuori di Franz ci ascolti. E anche Franz è stato con lei molto cortese, contrariamente a ogni regolamento. È stato molto fortunato, signore, ad avere noi come guardiani. E per il futuro non potrà aspettarsi niente di meglio. D'ora in avanti
dovrà indossare camicie ben peggiori. E questa, se lei è d'accordo, la conserviamo noi insieme con il resto della sua biancheria. E se per lei le cose andranno a finire bene, le verrà restituito tutto in ordine. Consegnandola a noi la sua roba sarà più al sicuro che non al deposito. Là spesso avvengono dei furti e dopo qualche tempo la roba viene venduta senza che nessuno si preoccupi se il processo sia concluso o meno. Che specie di uomini erano quelli? Di che cosa parlavano? A quale autorità obbedivano? K viveva in uno stato legale. La pace era universale. Tutte le leggi in pieno vigore. Chi osava fargli violenza dentro la sua propria casa? È vero che poteva prendere tutto come uno scherzo di poco buon gusto fattogli dai colleghi della banca per chissà quale motivo, forse perché era il giorno del suo compleanno. Perché la signora Grubach non è entrata? Non può entrare. Lei è in arresto. Ma com'è possibile che io sia in arresto? È in questo modo. Eccolo che ricomincia, non possiamo risponderle, non gliel'abbiamo già detto? Dovrete ben farlo. Ecco qua i miei documenti personali. E ora mostratemi i vostri, innanzitutto l'ordine di arresto. Oh, santo cielo. Perché non vuole adattarsi? Perché vuol far perdere la pazienza proprio a noi, che tra tutti gli uomini siamo quelli più vicini a lei e che dovrebbero premerle di più? Sì, sì, è proprio così, creda a noi. Insisto, ecco qua i miei documenti. Cosa interessa a noi dei suoi documenti? Lei si comporta veramente peggio di un bambino. Cosa pensa, di farlo finire prima questo maledetto processo? Discutendo con noi, che siamo dei semplici guardiani, delle sue carte di riconoscimento e del mandato di arresto. Noi siamo impiegati subalterni. Però siamo in grado di capire che l'alto ufficio che noi serviamo, prima di spiccare un mandato di arresto, avrà esaminato attentamente il perché dell'arresto e la persona dell'arrestato. Qui non si sbaglia. Il nostro tribunale, per quanto io ne possa sapere, ne conosco solo i gradi più bassi, non va in cerca della colpa fra la gente, ma, come dice la legge, è attirato dalla colpa stessa. Questa vostra legge io non la conosco. Peggio per lei. Guardi, Wilhelm, ammette di non conoscere la legge e nello stesso tempo afferma di essere innocente. Già, ma non si riesce a farglielo capire. K pensava: devo forse farmi confondere ancora di più le idee dalle chiacchiere di questi funzionari di infimo ordine? Essi stessi ammettono di essere tali. È certo che parlano di cose che non conoscono. La loro sicurezza è resa possibile solo dalla loro stupidaggine. Basterà un paio di parole con un mio pari e tutto sarà messo in chiaro. Conducetemi immediatamente dinanzi al vostro superiore. Quando egli lo ordinerà, non prima. E se posso darle un consiglio, stia tranquillo e aspetti le decisioni che si prenderanno sul suo conto. Non si agiti in pensieri inutili. Si raccolga, perché saranno molto esigenti nei suoi confronti. Noi la consigliamo per il meglio, signore.
anche se lei non si è comportato con noi come la nostra cortesia avrebbe meritato. E comunque non dimentichi che noi di fronte a lei siamo uomini liberi. E questo non è un piccolo vantaggio. Ad ogni modo siamo disposti, se lei ha denaro, a scendere nel caffè qui di fronte a prenderle qualcosa per colazione. Che cosa le salta in mente? Vuole presentarsi davanti all'ispettore in camicia? La farebbe picchiare. E farebbe picchiare anche noi. Insomma, lasciatemi stare! Se venite a sorprendermi a letto, non potete aspettarvi di trovarmi in abito da sera. Non sia sciocco. La giacca. Deve essere nera. Non è mica la seduta principale. Questa stanza, come K ben sapeva, era occupata da qualche tempo da una certa signorina Bürstner, una datilografa che era solita andare molto di buon'ora al lavoro, rientrava tardi e non aveva mai scambiato con K più di un saluto. Josef K. Gli avvenimenti di questa mattina avranno certamente molto sorpresa. Certo, sì. Sono sorpreso, ma non troppo. Non troppo? Volevo dire, forse lei mi fraintende. Posso sedere? Non si usa. Intendevo dire che sono sì molto sorpreso, ma quando uno ha la mia età e si è dovuto far largo da solo nella vita, allora ci si abitua anche alle sorprese e non li si prendono più troppo tragicamente, specie quella di oggi. E perché poi quella di oggi, in specie? Non credo che si tratti di uno scherzo. Uno scherzo simile costerebbe troppa fatica. Precisamente. D'altra parte, però, la cosa non può essere neppure di troppa importanza. Mi si accusa senza che io sappia di che cosa mi si accusa. Quale tribunale ha in mano la mia pratica? E voi chi siete? Nessuno porta l'uniforme, a meno che non si voglia chiamare uniforme il suo vestito.
Io esigo chiarezza. E sono sicuro che quando avremo chiarito le cose potremo congedarci nel modo più cordiale. Lei si trova in un grosso equivoco. Questi signori e io stesso siamo cosa completamente secondaria in tutto il suo affare. Anzi, non ne sappiamo quasi nulla. Anche se indossassimo le uniformi più regolamentari, la sua situazione non cambierebbe affatto. Io non so nemmeno dire di che lei è accusato. Lei è in arresto. Posso però darle un consiglio. Pensi meno a noi, a quello che potrà accadere. Pensi piuttosto a se stesso. E non vada strombazzando tanto la sua innocenza, perché così non fa che turbare quell'impressione non del tutto sfavorevole che lei produce. Tutto questo è assurdo. Il procuratore Hasterer è mio buon amico. Posso telefonargli? Certamente. Ma io non so che senso potrebbe avere. Che senso potrebbe avere? Ma chi è lei? Vuol trovare un senso nelle cose mentre lei sta facendo cose assolutamente insensate. E va bene, non telefonerò. Ma sì, telefoni pure. No, non voglio più. Faccia come crede. Andatevene via! Abbiamo anche gli spettatori adesso. Gente senza riguardo. Ed ora, signori miei, se non sbaglio, la mia questione è risolta. Sono dell'opinione che la cosa migliore sia di non indagare sulla legittimità del loro procedere e di dare alla cosa una conclusione pacifica. Quindi, stringiamoci la mano. E se loro sono della stessa opinione... Tutto sembra molto semplice per lei. Ha detto che bisogna dare alla cosa una soluzione pacifica? No, così non va. Non che io voglia dire che lei si debba dare alla disperazione. E perché poi? È arrestato e basta. Questo è quanto dovevo comunicarle. L'ho fatto e ho visto come lei ha colto la notizia. Per il momento possiamo lasciarci. Per il momento. Forse lei vuole andare in banca. In banca? Ma non sono in arresto. Si capisce. Lei è in arresto. Ma questo non deve impedirle di attendere al suo lavoro. Non cambierà niente nella sua solita vita. Allora, non è così grave essere in arresto. È quello che dico anch'io. Eppure avevo una gran fretta di comunicarmelo. Mio dovere. Uno stupido dovere. Può darsi. Ma non perdiamo tempo in chiacchiere inutili. Credevo che lei volesse andare in banca. Perciò, per facilitarla e perché il suo arrivo in banca possa passare inosservato, ho provveduto affinché questi signori, suoi colleghi, l'aspettassero. Buongiorno, signor Rubinsteiner. Signor Kulisch. Signor Kaminer, vero? Mi scusino, signori. Non li avevo riconosciuti. Ed ora andremo al lavoro.
spero. Perché lavora così fino a tardi, signora Gruber? Durante il giorno sono occupata con gli inquilini. Per mettere un po' in ordine le mie cose non mi resta che la sera. E per di più io oggi le ho anche procurato un lavoro straordinario. Che lavoro? Voglio dire, per via di quei tali che sono venuti qui stamattina. Ah, ma non ho dovuto fare nulla di speciale. Non si meravigli che io le parli. Forse non le sembrerà opportuno, ma solo con una persona come lei posso parlare. E del resto devo scusarmi per il fastidio che le ho procurato, ma non succederà più. No, non può succedere più. Lo crede sul serio? Sì, e non deve prendersela così a cuore. Cosa non succede mai a questo mondo? E poi, da quello che ho sentito dire, non si tratta di niente di grave. Lei è in arresto, ma non come si arresta un ladro, ad esempio. Un arresto come il suo è una cosa così difficile che non solo non lo capisco, ma mi pare che non ci sia neanche nulla da capire. Già. Soltanto che io non considero la cosa difficile, ma semplicemente una stupidaggine. Sono stato colto di sorpresa, ecco quello che è successo. Se appena sveglio mi fossi alzato subito, senza restarmene lì perplesso perché Anna non veniva, e fossi venuto direttamente da lei, se avessi agito ragionevolmente, insomma, non sarebbe successo nulla. Ma si è così poco preparati. Se fosse accaduto alla banca, per esempio, me la sarei cavata in modo diverso. Ho dei dipendenti, posso disporre del telefono interno ed esterno, sono in continuo rapporto con il mio lavoro, penso, reagisco. Alla banca un simile arresto mi avrebbe persino divertito. Ormai è passato e sono contento che ci troviamo d'accordo. Ed ora lei mi deve dare la mano, perché un simile accordo deve essere sanzionato da una stretta di mano. Non se la prenda tanto. La signorina Büstner è in casa? No, non è ancora rientrata. Volevo scusarmi con lei. L'incidente di stamane l'avrà senz'altro seccata. Ma non si preoccupi. Tutto è stato rimesso in ordine. E del resto la signorina da stamattina presto non è più tornata. La signorina torna spesso tardi a casa? I giovani sono così. Certo, ma non bisogna esagerare. È vero. Ha ragione, signor K. La signorina Büstner è una cara e brava ragazza, ma dovrebbe essere più riservata. In questo mese già due volte l'ho vista in strade fuori mano e sempre con un uomo diverso. No, un momento, signora Grubach. Lei ha frainteso la mia osservazione sul conto della signorina. Non ho fatto che confidarmi con lei di quello che sapevo. Io non voglio calunniare nessuno, ma mi interessa, e spero lo capisca, il buon nome della casa. Se le interessa il buon nome della casa, allora mandi via me. Ma signor K, signor K, signor K.
K non aveva nessuna voglia di andare a letto e pensò di rimanere ancora in piedi e di approfittare di questa occasione per vedere a che ora sarebbe rientrata la signorina Bürstner. Non che avesse uno speciale desiderio di vederla, non si poteva anzi nemmeno ricordare che viso avesse, ma ora voleva parlare con lei e lo stizziva il fatto che alla fine di quella terribile giornata anche lei, col suo ritardo, aumentasse l'inquietudine e il disordine in cui si trovava. Ed era anche colpa sua se quella sera non aveva cenato e aveva trascurato di fare la visita progettata a Elsa. Elsa era una ragazza che faceva servizio di notte fino alle prime ore del mattino in un locale elegante e di giorno restava a letto dove riceveva anche le sue visite. Signorina Bürstner. Chi è? Sono io. Ah, è lei, signor K. Buonasera. Dovrei dirle due parole, me lo permette ora? Adesso? Proprio adesso. È un po' strano, non le pare? La sto aspettando da molto tempo. Non potevo immaginarlo. Ero a teatro. E il motivo per cui devo parlarle si è presentato solo oggi. Ah, capisco, ma non ho nulla in contrario, solo che... sono così stanca. Ma venga un attimo dentro, qui sveglieremmo tutti. E la cosa mi dispiacerebbe più per noi che per gli altri. Si accomodi. Si segga. Allora, cosa c'era di così importante da dirmi? Sono davvero curiosa. Lei forse dirà che la cosa non era così urgente per parlarne ora, ma... Io i preamboli li salto sempre. Questo facilita il mio compito. Stamattina, in un certo senso per colpa mia, la sua camera è stata messa in disordine da gente estranea e contro la mia volontà. Ma, come le ho già detto, per colpa mia. E di questo volevo chiederle scusa. La mia camera? Proprio così. Ma la maniera in cui si è svolta tutta questa storia non merita nemmeno una parola per se stessa. Anzi, è proprio questo che io trovo interessante. No, 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 mi creda. Io non voglio immischiarmi nei segreti degli altri. Ma se lei dice che è una cosa senza interesse, non mi racconti nulla. Tanto più che non trovo nessuna traccia di disordine. Guardi. Le mie fotografie sono state davvero messe in disordine. Questo è molto spiacevole. Quindi qualcuno è entrato abusivamente nella mia camera durante la mia assenza. È strano che io le debba proibire una cosa che lei stesso avrebbe dovuto proibirsi di fare. Entrare nella mia stanza durante la mia assenza. Le ho spiegato che non sono stato io a toccare le fotografie, ma siccome lei non mi crede, debbo confessarle che la commissione d'inchiesta ha portato con sé 3 impiegati della mia banca e uno di essi, che alla prima occasione farò cacciare, ha probabilmente preso in mano le fotografie. Già. È stata qui una commissione d'inchiesta. Per lei? Sì. Ma no. Proprio così. Lei crede che io sia innocente? Innocente? È difficile esprimere un giudizio che potrebbe avere gravi conseguenze. E poi, io non la conosco. Certo che deve essere
Un delinquente temibile. Eh sì. Dal momento che le hanno messo alle costole, ha addirittura un'intera commissione d'inchiesta. Però vedo che lei è libero e dalla sua calma devo dedurre che non è fuggito dalla prigione. Quindi non può aver commesso nessuna azione grave. Già, ma la commissione d'inchiesta potrebbe aver accertato che sono innocente o perlomeno non tanto colpevole come avevano creduto prima. Certo, sarà così. Vede, lei non deve avere molta esperienza di cose giuridiche. Infatti, non ne ho. E me ne rincresce. Mi piacerebbe sapere di tutto. E le cose della giustizia mi interessano particolarmente. La legge ha una grande forza d'attrazione, no? Ma ho intenzione di completare la mia conoscenza in questo campo. E il prossimo mese entrerò nell'ufficio di un avvocato, come segretaria. Ah, bene. Così potrà essermi d'aiuto nel processo. Certo. E perché no? Sono contenta se quello che so può essere utile a qualcosa. Parlo sul serio. O perlomeno con quel tono di mezza serietà con cui mi sta parlando lei. Vede, la cosa è ancora di troppa poca importanza per cercarsi un avvocato, ma qualcuno che può darmi un consiglio mi farà comodo. Mm-hmm. Ma per darle un consiglio dovrei sapere di che si tratta. Già. Questo è il guaio. Io stesso non lo so. E allora mi ha presa in giro. Non era necessario per questo scegliere un'ora così tarda. Ma no, non scherzo, perché non mi crede? Io le ho detto tutto quello che so. Anzi, anche più di quello che so, perché non era affatto una commissione d'inchiesta. La chiamo così io perché non ho altri termini. Non è stata fatta nessuna inchiesta. Sono stato arrestato, ma da una commissione. Ma com'è andata? Una cosa terribile. Troppo generico. Che cosa è troppo generico? Vuole che le mostri come si sono svolti i fatti? Oh, sono così stanca. Beh, adesso va a finire che mi fa anche dei rimproveri. E ha ragione. Perché non avrei dovuto farle entrare nella mia stanza. Non era proprio necessario. Ma sì che era necessario. Vedrà. Posso spostare il comodino nel centro della stanza? Ma cosa vuole fare? Certo che non può. Allora non posso mostrarle nulla. E va bene. Se non può spiegarmelo in nessun altro modo, sposti pure il comodino. Sono così stanca che le permetto più di quanto dovrei. Lei deve immaginarsi chiaramente la disposizione delle persone, perché è una cosa molto importante. Dunque, io sono l'ispettore. Là sul baule sono seduti i due guardiani. In piedi, davanti alle fotografie, i tre giovanotti della banca. Dalla maniglia della finestra pende una camicetta bianca. Ah, mi dimenticavo di me stesso, la persona più importante. Io sono qui, davanti al comodino. L'ispettore è seduto a suo agio. Le gambe accavallate. Il braccio che gli penzola dalla seggiola. Un villano come non ce ne sono altri. L'ispettore mi chiama. Come se mi dovesse svegliare. Urla addirittura. E se devo rifare la scena, devo urlare anch'io. Joseph Kappa! Non abbia paura. Sistemerò io ogni cosa.
Chi può essere? Qui accanto c'è solo il salotto. Non vi dorme nessuno? Sì, sì, da ieri ci abita un capitano, un nipote della signora Krubak. Me ne ero dimenticata, non c'erano camere libere. Che disgrazia. Non è poi una gran disgrazia? Sì, se ne vada, cosa vuole da me? Sta a sentire, ha sentito tutto. Ma perché vuole tormentarmi così? Non me ne andrò finché lei non si sarà un po' calmata. Senta, la signora Grubach è molto legata a me. Io le ho prestato una grossa somma e crede in modo assoluto a quanto io le dico. Per cui io accetto una qualsiasi sua proposta che spieghi il perché ci troviamo qui e mi impegno a farla accettare dalla signora Grubach per sempre e sinceramente. Perché non dice che io ho tentato di aggredirla? Mi scusi, ma io mi sono spaventata più che altro per quei colpi improvvisi e non per le conseguenze che può portare la presenza del capitano. Quando lei ha gridato, si è creato un gran silenzio intorno a noi. E quei colpi, proprio dietro le mie spalle, mi hanno spaventata. La ringrazio per la sua proposta, ma non posso accettarla. Di quello che succede in camera mia, sono responsabile solo io. Mi meraviglia che lei non si accorga che mi offende con le sue proposte, anche se forse lo fa con buone intenzioni. Ma ora vada, mi lasci sola. Ne ho più bisogno di prima. È arrabbiata con me? No. Io non mi arrabbio mai con nessuno. Ma ora venga. Guardi. Ha acceso la luce e si diverte alle nostre spalle. Adesso me ne vado. Le inchieste avranno luogo regolarmente e si susseguiranno, se non proprio ogni settimana, almeno con una certa frequenza. È stata fissata la giornata di domenica per non disturbarla nel suo lavoro. Si suppone che lei sia d'accordo, ma nel caso che preferisca un altro giorno, si farà il possibile per accontentarla. Si può scegliere anche un'ora della notte, ma forse lei sarà un po' stanco la notte. Comunque, se lei non ha nulla in contrario, resta fissato per domenica. Si presenterà in Julius Strasse, numero 9. Brutte notizie. No, no.
Una domanda, signor K. Verrebbe domenica mattina con me a fare una gita sulla barca a vela? Ci sarà anche altra gente. E tra gli altri, l'avvocato Hasterer. Cerchi di venire. Pronto, signorina? Sono il vice direttore. Non era cosa di poca importanza per lui, poiché questo invito del vice direttore, con cui non era mai andato troppo d'accordo, significava un tentativo di conciliazione e dimostrava che personaggio importante era diventato Kappa nella banca e quanto valore aveva per il vice direttore la sua amicizia, o perlomeno la sua neutralità. Grazie. Mi dispiace, ma domenica prossima non posso, ho già un impegno. Peccato. Pronto? Non gli avevano precisato quale fosse la stanza dell'udienza. Si decise alla fine a imboccare la prima scala e nel suo pensiero si risvegliava il ricordo delle parole del guardiano Willem che la legge è attirata dalla colpa, per cui si poteva concludere che anche la stanza della commissione d'inchiesta doveva trovarsi sulla scala che K aveva scelto a caso. Poiché non voleva domandare di una commissione d'inchiesta, immaginò come pretesto un certo falegname Lanz. Gli era venuto in mente questo nome perché il capitano, nipote della signora Grubach, si chiamava proprio così. Abita qui il falegname Lanz. Il falegname Lanz. Abita qui il falegname Lanz. Abita qui il falegname Lanz. Sì, sì. Avanti. Si accomodi. Ma no, io le ho chiesto di un certo Lanz. Ma sì, certo. Vada pure dentro. La stanno aspettando. Andiamo. Venga, venga, si accomodi. Dopo di lei devo chiudere. Non può più entrare nessuno. Thank you.
lei avrebbe dovuto presentarsi un'ora e cinque minuti prima. È arrivato in ritardo. Lei doveva presentarsi un'ora e cinque minuti prima. Tardi, ma sono arrivato. Adesso sono qua. Sì, ma adesso... Adesso non ho più l'obbligo di ascoltarla. Ma eccezionalmente voglio farlo. Però che un ritardo del genere non si ripeta. Si faccia pure avanti. Lei è pittore, decoratore. Io no. Sono primo procuratore di una grande banca. La sua domanda, signor giudice, anzi la sua affermazione pittore, decoratore, è eloquente e caratteristica del tipo di processo che viene condotto contro di me. Lei può oppormi che non si tratta di un processo, ed ha ragione, poiché è un processo soltanto se io lo riconosco come tale. Ma almeno per il momento... Io voglio riconoscerlo in un certo senso per commiserazione. Che cosa cerca, signor giudice? Anche il suo libretto non può che confermare quel che ho detto io. Eccoli qua gli atti del giudice istruttore. Continui pure a leggerli, signor giudice. Io non ho davvero paura di un simile atto d'accusa. Bravo! Bravo! Io non cerco trionfi oratori. E non voglio fare concorrenza al signor giudice istruttore. Quello che voglio è la pubblica discussione di un pubblico abuso. 10 giorni fa sono stato arrestato. Una mattina sono stato sorpreso mentre mi trovavo ancora a letto, evidentemente per errore, al posto di un qualche pittore decoratore innocente quanto me. La casa è stata invasa da 2 esotici guardiani che si comportavano come se fossero a casa loro. Questi guardiani mi riempirono la testa di chiacchiere, tentarono di farsi corrompere e con vari pretesti cercarono di portarmi via biancheria e vestiti. E infine... mi chiesero denaro per andarmi a prendere la colazione dopo essersi spudoratamente mangiata la mia sotto i miei stessi occhi. E non basta. Fui condotto in un'altra camera, la camera di una signorina di cui ho grande stima, dinanzi ad un ispettore. La camera era stata messa a soqquadro. Non era facile mantenere la calma, pure riuscì a controllarmi. Chiesi il motivo del mio arresto. Che cosa pensate che mi abbia risposto l'ispettore? Nulla. E forse veramente non ne sapeva nulla. Mi aveva arrestato e basta. E come se non bastasse, aveva persino introdotto nel mio appartamento 3 impiegati di basso rango della mia banca affinché diffondessero la notizia e danneggiassero il mio buon nome. Il giudice sta facendo cenni di nascosto ad uno di voi. Dunque fra voi c'è qualcuno che viene manovrato da quassù. Non so se questo segnale dato in questo momento significa che potrete applaudire o disapprovare. La cosa mi è del tutto indifferente. E invito pubblicamente il signor giudice a dare i suoi ordini ad alta voce ai suoi dipendenti. Non c'è dubbio che dietro le manifestazioni di questo tribunale si nasconde tutta una grande organizzazione, un'organizzazione che occupa non solo guardiani corruttibili, ispettori straccioni, giudici istruttori disattenti, ma anche un corpo di alti giudici con un seguito innumerevole
di uscieri, scrivani, gendarmi e forse persino carnefici. Non esita a pronunciare anche questa parola. E qual è il senso, signori miei, di questa organizzazione? Esso consiste nell'arrestare persone innocenti e procedere contro di loro nel più insensato dei modi. E come sarebbe possibile, in mezzo a tanti controsensi, nascondere la corruzione degli impiegati? Adesso capisco. Siete tutti quanti impiegati. Siete voi la banda corrotta contro cui imprecavo poco fa. Vi siete infiltrati qui come spettatori, come spie. Avete fatto finta di formare dei partiti. E alcuni di voi hanno persino applaudito per mettermi alla prova. Volevate vedere come si fa a corrompere un innocente. E con questo vi auguro buona fortuna per il vostro mestiere. Le faccio presente che lei, senza rendersene conto, rinuncia al privilegio che ha un arrestato per interrogatorio. Straccioni! Faccio a meno di tutti quanti i vostri interrogatori. Cosa fate qui? Signore, noi dobbiamo essere frustati perché tu ti sei lamentato di noi col giudice istruttore. No, io non mi sono lamentato. Ho solo raccontato quello che è successo a casa mia. E troppo bene non vi siete certo comportati. Signore, se tu sapessi come siamo pagati male, ci giudicheresti meglio. Io ho una famiglia da mantenere e Franz vorrebbe sposarsi. Cerchiamo di guadagnare qualcosa come si può. Col solo lavoro non ci si riesce. La tua bella biancheria mi aveva attirato. Certo, è proibito ai guardiani contrattare a quel modo. Non è giusto. Ma è tradizione che la biancheria appartenga ai guardiani. È sempre stato così ed è anche naturale. Ma se qualcuno va a raccontarlo, allora ecco la punizione. Si può chiamare giustizia questa? E pensare che avevamo probabilità di fare carriera.
Presto sicuramente saremmo diventati frustatore, come questo qui, che ha avuto la fortuna di non essere denunciato da nessuno. Perché in realtà queste denunce sono rare. E ora la nostra carriera è finita. Dovremmo ridurci a fare anche lavori più bassi. In più, ci frustano. Dobbiamo spogliarci. Tutti nudi. Davvero? Non è proprio possibile lasciarli liberi questi due? No. Spogliarsi. Spogliarsi. Non devi credere a tutto quello che ti dicono. La paura delle frustate li ha un po' rimbecilliti. Quello che racconta, per esempio, questo qui, della sua possibile carriera, è addirittura ridicolo. Ma guardalo quanto è grasso. Un uomo con una pancia così non potrà mai diventare frustato. Ti darò una buona mancia se li lasci di me. Tu vuoi denunciarmi per farmele dare anche a me? No, no, mi hanno pagato per frustare e io frusto. Sdraiati, bastardo! Oh, signore! Se non riesci a salvarci tutte e due, salva almeno me. Willem è più vecchio di me, è meno sensibile ed è già stato picchiato una volta. A me invece non è mai toccato un simile. No! Si è commesso agitazione. È stato per colpa sua. Lui è stato il mio maestro nel bene e nel male. Giù davanti alla banca, aspetta la mia fidanzata. Dovevamo sposarci. E ora, quale cosa? No, basta! No! Silenzio! Andate così, silenzio! No, no. È solo un cane giù nel cortile. Oggi non c'è seduta. E perché non c'è seduta? Posso guardare quei libri? No, non è permesso. I libri appartengono al giudice istruttore. Già, i libri della legge. E fa parte del sistema condannare non solo chi è innocente, ma anche chi non conosce. Può darsi. Devo dirgli qualcosa al giudice istruttore? Lo conosce? Naturalmente. Mio marito è usciere.
Noi abitiamo qui e abbiamo diritto alla casa, ma nei giorni in cui c'è seduta dobbiamo sgombrare la stanza. Il posto che ha mio marito non è privo di svantaggi. Non mi meraviglio per la stanza, ma mi meraviglio di sentire che lei è sposata. Ah, già. Lei pensa forse a quanto è successo durante l'ultima seduta, quando io l'ho interrotta mentre faceva il suo discorso? Precisamente. Se è stato interrotto, non ha perduto niente. Dopo hanno parlato molto sfavorevolmente di lei. Questo non la giustifica. Quello che mi abbracciava mi perseguita già da parecchio tempo. Forse io non piaccio a tutti, ma a lui sì, e molto. E non so come liberarmene. Anche mio marito ha dovuto rassegnarsi per non perdere il posto. E sa, bisogna sopportarlo. Lui è uno studente e arriverà certo a farsi una grossa posizione. Mi sta sempre dietro. Anche ora. Se n'è andato proprio quando è arrivato lei. Anche questo va d'accordo con tutto il resto. Non mi sorprende affatto. Lei crede che riuscirà a migliorare qualcosa? Veramente non spetta a me di migliorare le cose, come dice lei. Il fatto è che io non mi sarei mai mischiato in questa faccenda di mia spontanea volontà. Ma sono stato arrestato e mi vedo costretto a intervenire nel mio stesso interesse. Se potrò essere utile anche a lei, lo farò volentieri. E del resto, anche lei può aiutare me. E come? Permettermi, per esempio, di guardare quei libri che sono sul tavolo. Ma certo. Che sporcizia. Le noie che Greta doveva sopportare per colpa di suo marito Hans. E questi sono i libri di legge che si studiano qui. Questa gente io dovrei farmi giudicare. Io l'aiuterò, vuole. E suo marito? E i superiori di suo marito? Non ha paura? No. Io ho paura solo quando voglio averla. Che begli occhi scuri che ha lei. Mi dicono che anch'io ho dei begli occhi, ma i suoi sono molto più belli. Io me ne sono accorta già l'altra volta quando l'ho vista entrare. Io non credo che lei possa aiutarmi. Per potermi aiutare sul serio bisognerebbe avere rapporti con gli impiegati più alti. Lei appartiene a quella società che io devo combattere, ma nella quale ci si trova molto bene. Anzi, ama lo studente. E se proprio non lo ama, certo lo preferisce a suo marito. No, no, non deve andarsene. Pensa questo di me e vuole subito andarsene. Non glielo permetto. Non può rimanere ancora un attimo qui per me. Lei non mi ha capito. Se proprio le fa piacere, io resto.
Volevo soltanto pregarla di non far niente per il mio processo. E di questo non deve sentirsi offesa. Non mi importa come finirà il processo. Se sarò condannato, mi metterò a ridere durante il verdetto. Lei conosce molto bene il giudice istruttore? Sì, naturalmente. Ed era a lui che pensavo quando le ho offerto il mio aiuto. Non sapevo però che contasse poco, ma dal momento che lei lo dice, sarà così. Io credo in ogni modo che i rapporti che lui presenta abbiano sempre una certa influenza e lui ne stende continuamente di questi rapporti. Lei dice che gli impiegati sono pigri? Forse sì, ma non tutti. E questo giudice istruttore assolutamente no. Lui non fa altro che scrivere. Domenica scorsa, per esempio, la seduta durò fino a tarda sera e quando tutti se ne furono andati, il giudice restò nella sala e io gli dovetti portare un lume, ma non avevo che un lume da cucina e lui ne fu contento lo stesso e continuò a scrivere con quello. Molto più tardi, durante la notte, io mi sveglio e vedo accanto al letto il giudice che con una mano faceva schermo alla lampada affinché la luce non cadesse su mio marito. Era una precauzione inutile perché mio marito ha il sonno durissimo. Io mi spaventai a morte, ma il giudice mi esortò a stare tranquilla. Mi disse che aveva finito di scrivere proprio allora e che mi riportava il lume e che non avrebbe mai dimenticato come ero mentre dormivo. Sappia quindi che il giudice mi fa la corte e che proprio adesso, quindi, io posso avere una grande influenza su di lui. Ieri mi ha mandato, per mezzo dello studente che è il suo uomo di fiducia, un regalo, un paio di calze di seta, col pretesto che io pulisco la stanza delle sedute. Guardi, un paio di calze di seta proprio molto belle, guardi. Attento, Bertoldo ci guarda. La prego, non si faccia una brutta idea di me. Io adesso devo andare da lui. Guardi com'è orribile con quelle gambe storte. Ma ritorno subito, sa? E se lei mi vuole, io vengo. Vengo subito dove lei vuole. E io sarei felice di andarmene via di qui. Magari per sempre. Quella donna lo attirava davvero. Senza sforzo rimosse dalla sua mente l'obiezione che la donna lo avrebbe imprigionato entro la cerchia del tribunale. Come poteva imprigionarlo? Non era abbastanza libero da spezzare tutto l'intero meccanismo della legge? Si appuria! Se ne può andare! Avrebbe potuto andarsene via anche prima, nessuno l'avrebbe rimpianto! Certo, avrebbe potuto andarsene via quando sono entrato io. E alla spenta. È vero. Sono impaziente. Ma si potrebbe risolvere tutto molto semplicemente. Basta che se ne vada via lei. Se lei fosse venuto qui per studiare, invece, dicono che sia studente. Le cedo volentieri il posto e me ne vado via con questa signora. Avrà certamente molto da studiare prima di diventare giudice. Non avrebbero dovuto lasciarlo andare in giro libero. È stato uno sbaglio. Io l'ho detto al giudice. Tra un interrogatorio e l'altro avrebbero perlomeno dovuto costringerlo a rimanere in camera sua. Quel giudice istruttore certe volte è incomprensibile. Sono discorsi inutili. Venga via. E no! Questa qui non riuscirà ad averla. Ah no, no, è il giudice istruttore che mi manda a chiamare. Io non posso rimanere con lei, questo mostriciattolo non mi lascia venire. E lei non ha nessuna intenzione di farsi liberare. Ah, no, lo lasci!
Sarebbe la mia rovina. È il giudice istruttore che lo manda a chiamare. Io devo andare da lui. E allora vada dove vuole, di lei non voglio più saperne. Quella era la prima indubbia sconfitta che egli subiva da quella gente. Non che ci fosse un motivo per preoccuparsene. La sconfitta gli veniva solo perché aveva cercato la lotta. Scusi, ha visto per caso una signora? Lei è il custode del tribunale? Sì. E lei è l'accusato K, adesso la riconosco. Poco fa ho parlato con sua moglie, ma adesso se n'è andata. Lo studente l'ha portata dal giudice istruttore. Veda un po', me la portano sempre via. Oggi è domenica, io non sarei tenuto in nessun lavoro. Invece, giusto per allontanarmi, mi mandano in giro per una commissione senza importanza. Mi hanno mandato abbastanza vicino, potevo tornare in tempo se mi affrettavo. Perciò corro quanto posso, grido la mia commissione dallo sportello all'impiegato addetto, ritorno di corsa. Ma lo studente ha fatto più presto di me. E adesso la sta portando dal giudice istruttore. Ma non è anche colpa di sua moglie? Certo, è soprattutto colpa sua. È stata lei che si è appiccicata al giudice istruttore. E quello s'attacca ad ogni sottana. Allora non c'è proprio nulla da fare. E perché no? Bisognerebbe saltare addosso allo studente che è un vigliacco. Non appena vuol toccare mia moglie, dargliene tante da fargli passare la voglia per sempre. Ma né io né gli altri possono farlo. Hanno tutti paura di lui. Soltanto un tipo come lei lo potrebbe fare. Magari tutti qui dentro meritano lo stesso trattamento. Si ha sempre voglia di ribellarsi. Adesso devo andare alla cancelleria a fare la mia commissione. Vuol venire con me? Potrà vedere gli uffici. Nessuno si occuperà di lei. Pensavo che la cosa potesse interessarla. Va bene. Vengo con lei. Si hanno troppi riguardi per il pubblico, eh? Nessuno. Guardi qui la stanza d'aspetto. Accusati. Quelli che lei vede qui sono tutti accusati. Cosa aspetta lei qui? Il signore le ha fatto una domanda. Risponda. Aspetto. Via, via, lasciate libero il corridoio. Un mese fa avevo offerto delle prove nel mio processo e ora aspetto la decisione. Sembra che questo le dia molto pensiero. Eh sì, il mio processo. Anch'io sono accusato, ma non ho offerto prove. Ne ho fatto niente del genere. Lei lo crede necessario? Per quel che mi riguarda, io ho offerto delle prove. Lei dunque non crede che io sia accusato? No! La maggior parte degli accusati sono così sensibili.
visto abbastanza. Mi porti fuori di qui. Non c'è che questa strada. Io non posso tornare indietro con lei. Devo fare la mia commissione ed ho già perso parecchio tempo. Non mi lasci solo. Resti qui. Non gridi così, la prego. Qui ci sono uffici dappertutto. Non desidera sedersi. Non si preoccupi. Succede quasi a tutti quelli che vengono qui per la prima volta. Dipende dal caldo. Il sole batte a picco sul tetto e l'aria diventa pesante, opprimente. Nei giorni di grande affollamento, poi, vale a dire quasi ogni giorno, l'aria è appena respirabile. Ma lei non può rimanere qui. La condurrò nella stanza dell'infermeria. D'accordo? Va meglio. Non va, non va. Io credo che il malessere del signore dipende proprio da questa atmosfera. E quindi sarebbe meglio, anziché portarlo nella camera dell'infermeria, farlo addirittura uscire dagli uffici. Proprio così. Basterà che mi accompagnate fuori dalla porta, poi mi sentirò subito meglio. Strano. Anch'io sono un impiegato, ma qui deve essere peggio che altrove. Vedo che ho colto nel segno. Il signore in genere sta bene. Sta male solo qui. Non faccia troppo caso se ride. Il signore permette che la presenti? Il signore è l'informatore. La gente, vede, non conosce bene le nostre leggi. Chiede di continuo informazioni. E l'informatore risponde a qualsiasi domanda. Inoltre, deve vestire sempre elegantemente, poiché è necessario dare della giustizia un'impressione decorosa. Abbiamo pensato noi stessi impiegati, raccogliendo il denaro anche fra il pubblico, sa? A comperargli questo bel vestito nuovo. Su dunque, Devoluccio. Vi ringrazio molto, tutte e due. Non è cattivo, sa? Lui non ha nessun obbligo di accompagnare la gente ammalata. Eppure, come vede, lo fa. Forse nessuno di noi è cattivo. Ma come impiegati del tribunale abbiamo facilmente l'aria di avere il cuore duro e di non voler aiutare nessuno. E io ne soffro molto, sa? Vuole sedersi un po'? Io so che oggi la mia pratica non verrà svolta, ma mi sono detto vado lo stesso e aspetto. È domenica, io ho tempo, se non disturbo. Non si preoccupi, la sua presenza non disturba e la sua premura è lodevole. Quando si vedono persone che trascurano vergognosamente il proprio dovere, si impara ad avere pazienza di persone come lei. Come sa parlare bene con i clienti? Non vuole sedersi un po'? No, 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 non mi voglio riposare. Più forte, per favore, più forte!
Prima dice che se ne vuole andare. Poi gli si ripete 100 volte che siamo all'uscita e non si muove. Tante grazie.